vent'anni fa. Il mondo, l'Accademia, lo ha preso un grande scetticismo. È stato considerato un catastrofista, un luddista, uno che voleva distruggere il modo in cui l'economia è organizzata, l'economia capitalista è organizzata. Però Rifkin diceva una cosa molto semplice, che durante tutta la presentazione di Mario era presente, cioè noi stiamo producendo energia e abbiamo dei cicli energetici che ci portano verso la catastrofe, nel senso che sfatiamo una volta per tutte una delle più grandi affermazioni false che si fanno: dobbiamo salvare il pianeta. No, Rifkin diceva fin dagli anni 70: non dobbiamo salvare il pianeta, perché il pianeta si salva da solo e non ha nessun bisogno che l'essere umano lo salvi. Dobbiamo salvare la capacità della razza umana di sopravvivere su questo pianeta. In questo senso stiamo attenti, perché possiamo perdere tutto. E per 30 anni è stata durissima. Guardate, io a Bruxelles, soltanto fino al 2006-2007, era impossibile pronunciare la parola cambiamento climatico, perché ti dicevo: oh, basta questo cambiamento climatico. Abbiamo capito, sì, c'è i soliti catastrofisti che c'è il cambiamento climatico. Poi è cambiato tutto. Nel 2007, fine del 2007, inizio del 2008, è cambiato tutto. Il 2020 è la conseguenza di una nuova consapevolezza mondiale che si è generata, per cui il cambiamento climatico esiste ed è veramente un problema. Non come dice Bush, quando rifiutò di, per esempio, di far aderire gli Stati Uniti al protocollo di Kyoto. Cosa ha cambiato tutto? Attenzione, riflettiamo su questo, perché da questo vorrei partire per capire poi in che modo dobbiamo proseguire la nostra azione di creazione di una coscienza sulle problematiche energetiche. È cambiato tutto perché Nicholas Stern, cioè un economista, ha fatto un rapporto alla Banca Mondiale, nel quale, dicevo, lo ha citato prima Mario, che fra perdite dirette, perdite indirette, conseguenze del cambiamento climatico, si rischiava di perdere tra il 10 e il 20% del PIL mondiale, cioè il cambiamento climatico rendeva il mondo meno ricco del 10 e 20%. Allora, guardate il paradosso, cioè finché qualcuno vi viene a dire che noi con il cambiamento climatico rischiamo di perdere tutto, di scomparire come razza, non viene fregato. Ma come tocchiamo il PIL, improvvisamente si fa il 20-20-20, l'Europa si impegna, cioè, l'Europa si è impegnata, onore all'Europa, è verissimo, come dice Mauro, più tardi lo vedremo, l'Europa è la punta di diamante avanzatissima, e ancora di più in questi momenti si sta dibattendo in prospettiva al 2050, però l'Europa ha fatto tutto questo perché si rischiava di essere il 10% meno ricchi. Cioè, questo è un paradosso che ci riporta al dominio nei rapporti sociali delle dinamiche economiche a loro volta dominate dalla logica del profitto. Quindi quando noi stiamo parlando di energia, in realtà stiamo parlando di dinamiche della logica del profitto, e dobbiamo cercare di capire che ormai che sia la mentalità vecchia o la mentalità nuova, noi non possiamo più tenere presente le vecchie dinamiche, quelle centralizzate, quella della centrale, come diceva Mario. Noi dobbiamo incominciare a pensare in un modo completamente nuovo, non soltanto perché è possibile, ma perché ormai è l'unica strada che è rimasta, ripeto, per salvare la possibilità di sopravvivenza di questo esperimento tragico e meraviglioso che è la razza umana su questo pianeta. In questo senso l'Unione Europea è molto avanzata, adesso vedremo in che modo questo poi si può riflettere nell'azione dei movimenti anche qui in Italia. Dunque, noi dobbiamo renderci conto che, questo Mario l'ha spiegato molto bene, quindi andrò molto velocemente, c'è un rapporto, una relazione diretta fra l'energia e l'entropia che si crea con la trasformazione dei processi energetici, però anche l'etica e la democrazia. Quando io faccio una grande centrale come quella di Ceramo in provincia di Brindisi, di 4 gigawatt, e metto a repentaglio non soltanto la salute ma anche l'agronomia locale, il modo in cui per centinaia di anni si sono sviluppati i rapporti tra gli agricoltori e naturalmente l'impatto ambientale devastante, eccetera, io non sto soltanto come Enel effettuando una operazione commerciale, cioè sull'energia, sto facendo mercato sull'energia, quando invece l'energia dovrebbe essere un bene comune, dovrebbe essere considerato un bene comune. Sto utilizzando, perché è vero che faccio degli investimenti, è vero che c'è una fortissima intensità di capitali che va nell'energia tradizionale, però è anche vero che
che, e qui c'è l'aspetto etico dell'energia, io sto usando non soltanto i fondi dei finanziatori dell'Enel, quindi dei gruppi privati ma anche pubblici, ma sto usando l'aria che è di tutti, l'acqua che è di tutte le risorse naturali che sono di tutti. Se gli olivi della zona di Cerano nel Salento non possono più produrre olio per il consumo umano perché il carbonio, il livello di carbonio di queste olive è aumentato a dismisura in conseguenza delle emissioni dirette della centrale, io non sto impattando soltanto sulle tasche dei finanziatori della centrale, ma sto impattando anche sulle possibilità di sviluppo dell'agricoltura locale. Se si ammalano delle allergie sempre più frequentemente i bambini di tutto il Salento, io sto facendo i soldi e profitti con la salute delle persone. E i grandi monopoli energetici, attenzione, che hanno una grande disinvoltura nello sfruttare cose che non gli appartengono, perché nessuno è consapevole del fatto che loro stanno sfruttando cose che non gli appartengono. Non ci dimentichiamo che Ken Saro-Wiwa, il capo della tribù degli Ogoni, che era un poeta in Nigeria, che è stato ucciso, messo a morte e impiccato dal governo nigeriano nel 1994, non nel 1700, ma nel 1994, si opponeva allo sfruttamento delle licenze petrolifere della Shell nella zona delle tribù degli Ogoni, perché la Shell non se ne fregava niente del territorio e permetteva al petrolio di scarto di andare dappertutto e di invadere centinaia di ettari sui quali gli ogoni non potevano più coltivare. Ebbene, è stato messo a morte. Cioè, il carro armato delle energie fossili non si ferma davanti a niente. E noi dobbiamo essere consapevoli di questo, cioè che questo non soltanto adesso si stanno esaurendo le energie fossili, ma si sta cominciando ad esaurire anche la rassegnazione al fatto che tutto questo inquinamento, tutta questa entropia anche sociale sia un male necessario che dobbiamo prezzo che dobbiamo pagare per il progresso. Ecco, stiamo incominciando, nessuno ha più il coraggio di venire fuori con questo tipo di teorie, nemmeno l'Enel ti viene a dire che loro fanno le rinnovabili, ma soltanto il 5% della loro produzione viene dalle rinnovabili, però ti ammazzano con queste enormi pubblicità dove si vedono specchi solari termodinamici e fotovoltaico, eolico, eccetera. No, cioè nessuno più, anche i nuclearisti non hanno più il coraggio di difendere, di dire va bene, creiamo dei problemi ma è necessario per il progresso. Ti vengono a dire che loro sono la risposta al cambiamento climatico. Quindi dobbiamo essere veramente in grado di capire, di discernere il grano dall'olio e di capire esattamente come gli aspetti etici dell'energia. Quindi innanzitutto chiaramente su questo perché è stato estremamente chiaro, ma i flussi energetici, l'energia del sole, il sole manda sulla Terra 15 volte più energia di quella che noi utilizziamo ogni giorno. Cioè se noi facessimo un paragone, noi praticamente abbiamo questa è l'energia dei fossili e dei fissili del nucleare e questa è l'energia del sole. Cioè, se noi riuscissimo a sfruttare la tecnologia, siamo in grado di sfruttare anche soltanto un 1/15 dell'energia diffusa della radiazione solare, noi non avremmo più bisogno né del petrolio, né del carbonio, né dell'uranio e né del gas. Purtroppo così non è, perché le scelte che sono state fatte sul piano della ricerca e della tecnologia sono scelte entropiche. Cioè, in pratica, è stata, questa è la più grande truffa della storia dell'uomo, sono stati capovolti i valori delle fonti energetiche e ci è stato detto, siamo ancora, come Folco 15 dicevo prima all'inizio, sotto questa sotto questo incantesimo, che il solare, l'energia solare, eccetera, sono belle, sono un po' costose, però comunque insomma sono marginali, mentre invece se vogliamo fare veramente economia, il petrolio, l'uranio, perché altrimenti le imprese non vanno avanti. Però quante volte l'abbiamo sentita questa favola? Ebbene, esattamente il contrario della realtà. Perché invece la fonte principale, anzi la fonte unica dell'energia è il sole. Mentre invece il petrolio, l'uranio, come ha spiegato Mario, sono degli incidenti geologici di percorso che hanno milioni di anni, non miliardi di anni, ma sono incidenti di percorso. La fonte principale è il sole, quindi se noi mettiamo l'ingegnosità dell'uomo a sfruttare la radiazione solare diffusa per farla diventare concentrata, noi riusciamo ad arrivare almeno a quel 1/15 che ci permette di basare tutta l'attività umana sul sole.
Allora, in questo senso, per esempio, è paradigmatico quello che è successo nel nucleare. Non voglio ammazzare un uomo morto o diciamo continuare a sparare sulla Croce Rossa, però tenete presente che quando adesso verranno ancora fuori a dire che comunque però il nucleare di nuova generazione, eccetera. Ebbene, il nucleare ha preso l'80% di tutta la ricerca energetica dal 1974, cioè da quando esiste la ricerca energetica moderna, e ha fornito soltanto il 6% dell'energia. Quindi il nucleare è già in perdita per definizione. E questo è esattamente quello che è successo, e per questo che noi abbiamo fatto delle scelte antropiche. Noi abbiamo fatto al posto l'ingegnere dell'uomo, pagato ricercatori per sfruttare la radiazione nucleare e non per sfruttare la radiazione solare, ed è questo che ha caratterizzato tutta la prima e la seconda rivoluzione industriale. Adesso mi voglio soffermare un po' sulle rivoluzioni industriali, perché oggi diciamo tutto il nuovo che c'è nell'energia è sintetizzato con la terza rivoluzione industriale, anzi il prossimo libro di Rifkin che sta per uscire si chiama proprio la terza rivoluzione industriale. Quindi è importante capire questo processo, perché è importante capire dove ci troviamo e cosa possiamo fare per accelerare questo processo. Secondo me non si può fare nulla per fermarlo, c'è un processo inarrestabile, però si può fare molto per rallentarlo, e in questo il governo italiano ci sta riuscendo benissimo. Cioè, i provvedimenti del governo italiano contro le rinnovabili, contro l'energia distribuita, sono congeniali, sono funzionali a un disegno nel quale si deve cercare di spremere quanto più possibile il limone delle vecchie energie e quindi fare quanto più possibile l'interesse dei grandi monopoli e delle loro dinamiche di profitto. La prima rivoluzione industriale è quella che è nata col carbone, quando si è scoperto che poteva effettivamente attraverso le macchine fare dei lavori che che l'uomo da solo non riusciva a fare, oppure ci metteva molto tempo per fare. Questo ha enormemente dilatato le possibilità dell'essere umano di occupare il pianeta. Cioè, in questa fase l'essere umano è passato da 1 miliardo di persone a 3 miliardi di persone circa. Sono stati inventati treni, ferrovie, si sono create le grandi concentrazioni metropolitane. La fosa tipica della prima rivoluzione industriale, dell'architettura della prima rivoluzione industriale, sono i grandi grattacieli di New York. La tecnologia, le macchine hanno permesso di incominciare a elevare le costruzioni. Quindi per fare questo sono nate delle grandi imprese che nelle economie pre-industriali le imprese non hanno mai raggiunto una dimensione nazionale. Qui sono nate gli stati nazione, della Westfalia, e in corrispondenza degli stati nazione sono nate grandi imprese nazionali, che poi erano quelle che costruivano le grandi città. Tutto questo è avvenuto attraverso un'altissima concentrazione di capitali, un'altissima densità di capitali. Quindi il mondo della finanza ha incominciato a impossessarsi delle attività economiche dell'essere umano. E a questo punto la stampa, mentre prima si scriveva a mano, attraverso le macchine della prima rivoluzione industriale è stato possibile addivenire a nuove forme di circolazione dell'informazione attraverso i libri, i giornali, eccetera. Quindi questo ha comportato un aumento enorme della densità dei rapporti tra esseri umani e un aumento enorme anche della popolazione. Nella seconda rivoluzione industriale, con la scoperta del petrolio, e quindi con la scoperta dell'elettricità, questo processo si è intensificato ancora di più. In questa fase siamo passati da 3 miliardi a 7 miliardi. Attenzione, per arrivare al primo miliardo ci sono voluti 170.000 anni per l'essere umano. Quindi immaginate un po' anche la sostenibilità sul pianeta di una specie che prolifera in modo così rapido e improvviso. La forma tipica dell'agglomerazione urbana, dell'architettura nella seconda rivoluzione industriale diventa la grande città diffusa, la grande metropoli con tanti quartieri, perché si inventa l'automobile, e il petrolio permette la creazione anche delle grandi reti stradali, durante questa fase è possibile raggiungere posti di lavoro dai posti dove si vive, dove si abita, dai centri abitati, anche percorrendo 30-40 km al giorno. Nasce il fenomeno del pendolarismo, che è possibile soltanto grazie alla scoperta dello sfruttamento intenso del petrolio. Quindi la forma architetturale tipica della seconda rivoluzione industriale sono le grandi agglomerazioni urbane,
e l'impresa, la forma tipica dell'impresa diventa quella della multinazionale, perché le grandi imprese nazionali a questo punto incomincia questo gigantismo, questa crescita continua di cui parlava Mario, per cui le grandi imprese multinazionali entrano, diciamo, in vari paesi e diventano una forma tipica di questa rivoluzione industriale. A questo punto i sistemi di comunicazione si adeguano e grazie a queste nuove scoperte tecnologiche noi abbiamo il telefono, le comunicazioni televisive, sempre centralizzate e sempre unilaterali. In questa fase nasce la televisione, quindi nasce la possibilità di trasmettere informazioni a grandissime distanze attraverso l'etere, ma non c'è ancora l'interattività come oggi. Questo appartiene invece alla terza rivoluzione industriale, cioè l'informazione viaggia in un solo senso, anche se a grandi distanze. E questa è la caratteristica della televisione e del telefono, cioè grandi concentrazioni di informazione e di potere, oltre che di energia. Con la seconda rivoluzione industriale oggi entra in crisi. È una crisi che è dovuta innanzitutto agli aspetti ecologici. Come abbiamo detto prima, ci siamo resi conto che esisteva il problema ecologico perché rischiavamo di ridurre il PIL. Abbiamo però, attenzione, altre due crisi, oltre a quelle ecologiche che si intrecciano con la prima, quella finanziaria e quella immobiliare. E non dobbiamo credere alla barzelletta che era necessario salvare le banche, perché salvando le banche si salvava l'economia, perché le banche sono la base del credito dell'economia, eccetera. Ebbene, quello che è successo in realtà, attenzione, è stato che la seconda rivoluzione industriale ha permesso una esplosione a bassissimo prezzo delle tecnologie che permettevano il transito delle merci. E questo ha permesso un'esasperazione della logica del profitto. Negli anni 80 è nato quello che poi è la crisi di oggi in America, quando è arrivato al potere Reagan e ha detto alle imprese bisogna far fare tutto, perché il segreto dell'economia è la libera impresa, l'impresa libera di licenziare. Ebbene, che licenzi? Se l'impresa fa profitti del 300%, ma rilocandosi in Messico può fare profitti del 400%, quel 100% è profitti in più, lasciamoglielo fare, perché dei risparmiatori che comprano le azioni di quell'impresa, che sono soddisfatti, sono il sale dell'economia. È successo che in pochi anni si è distrutta la base occupazionale della prima rivoluzione industriale. Si è creato, cioè, un meccanismo secondo il quale quelli che erano milioni di lavoratori sono diventati milioni di disoccupati, mentre invece milioni di lavoratori sono diventati cinesi, thailandesi, messicani, colombiani, laddove si andavano a ricreare le grandi imprese multinazionali. E tutto questo per le Reaganomics era normale, era anzi necessario per sviluppare l'economia. Tanto poi quelle merci, che siano tessili, che siano merci di altro tipo, potevano ritornare con i container nei mercati occidentali a bassissimo costo, perché tanto l'energia costava $3 al barile. Ebbene, tutto questo poi è stato messo in crisi, perché si è creato un meccanismo vizioso, si è creato un meccanismo infernale, perché se io poi faccio ritornare le merci dalla Cina con i container, però ho creato disoccupazione in America, l'americano medio non è più in grado di assorbire quelle merci che il mercato mi porta. Quindi io devo artificialmente creare questo mercato, cioè devo mettere in tasca all'americano medio dei soldi che lui non ha, e lo faccio vivere a credito per 20 anni, con carte di credito, con la bolla delle carte di credito. Questo è successo durante tutti gli anni 90. I consumi delle famiglie americane si sono basati su carte di credito nelle quali uno spendeva 1000 e ripagava 100 ogni anno, ma dopo 10 anni, 15 anni di questo andazzo ci siamo ritrovati con una massa di consumatori occidentali, soprattutto in America, che avevano creato un debito familiare enorme, perché avevano speso in 10 anni $50.000 e ne avevano ripagati soltanto 7-8.000. A quel punto è venuta l'idea ai grandi geni della finanza internazionale, quelli che ancora oggi pontificano e declassano paesi, imprese, eccetera, è venuta la grande idea di riassorbire il debito delle famiglie facendolo diventare debito per l'acquisto di abitazioni. Cioè, tu sei disoccupato perché ti hanno licenziato, perché se ne sono andati in Cina, però non importa, hai un debito di $50.000 di cui non riesci a pagare, perché nessuno ti dà un lavoro serio e ti mette in grado di ripagare i tuoi debiti, non importa, comprati anche una casa, il tuo debito di $50.000 diventerà di $200.000 e poi chi vivrà vedrà. Ed è quello che è successo. Sono state
messe in campo milioni di situazioni nelle quali consumatori americani incapaci di pagare soltanto i loro debiti personali si sono accollati anche il debito della casa. Naturalmente questo ha fatto crescere ancora di più la situazione di sofferenza, perché nel frattempo nessuno ha riportato lavoro, nessuno ha risposto al grande problema della disoccupazione che avevano creato le Reaganomics negli anni Ottanta, quindi non si è agito sulla causa principale, quella appunto dell'occupazione. Ed è così che verso la fine del 2000 ci si è resi conto, all'inizio del 2000, verso la fine del 2007, ci si è resi conto che non soltanto i consumatori occidentali non erano in grado di pagare il loro debito personale, ma non erano più in grado di pagare neanche il debito che avevano contratto per fare il mutuo per la casa. A quel punto, sempre i soliti geni della finanza hanno detto: bene, siccome questo debito è inesigibile e noi rischiamo un bagno di sangue, perché arriverà il momento che questi cittadini non saranno in grado di ripagare il debito, facciamo una cosa: spacchettiamo i loro debiti, facciamoli diventare crediti e vendiamoli a tutte le banche del mondo. E si sono create quei prodotti finanziari che tutte le banche del mondo hanno comprato pensando che stavano comprando crediti delle grandi banche americane, quindi erano crediti sicuri. Ebbene, poi è scoppiata la bolla finanziaria, sono cominciati i grandi miglioramenti e la gente ha cominciato a non poter veramente più pagare neanche il debito, evidentemente, per la casa, e è crollata l'economia mondiale. Questo è successo nel 2008. Dobbiamo renderci conto che la fine del regime energetico basato sulle fonti fossili concentrate ha messo in ginocchio tutta l'economia che si basava su quel regime energetico, ed è impossibile continuare a crescere oggi, avere dei regimi di crescita, se non cambiamo il regime energetico. Qui arriviamo alla terza rivoluzione industriale. Nella terza rivoluzione industriale l'energia diventa digitale, l'energia diventa lo strumento perché i cittadini abbiano anche un reddito, non è soltanto lo strumento perché i grandi gruppi, i grandi monopolisti dell'energia abbiano un dividendo per i loro azionisti. Evidentemente qui si verifica l'interattività e la distribuzione dell'energia, cioè l'energia della terza rivoluzione industriale, che è quella del sole, quella del 15.000 volte di più di cui parlavo prima, deve essere un'energia distribuita. Non ha senso fare le grandi centrali, come diceva Mario prima. Fare le grandi centrali apparteneva alle fonti fossili concentrate. Dobbiamo cambiare completamente, se vogliamo fare massa critica e essere veramente in grado di avere un'alternativa al petrolio, all'uranio, al nucleare, dobbiamo cambiare completamente il modello energetico, permettendo a tutti di produrre energia e scambiarsela nelle reti, così come oggi è possibile a tutti produrre informazione e scambiarla nelle reti. Questa è la terza rivoluzione industriale, che, attenzione, non è un sogno, perché è già cominciato. La terza rivoluzione industriale ha buttato giù regimi come quelli di Berlino, di Mubarak e quello che sta succedendo in Libia. Quindi è in processo inarrestabile. Il problema è accelerare quanto più possibile, anche sul piano energetico, questo che è stato un processo che momento soltanto comunicativo. Questo fondamentalmente ci permette di riequilibrare non soltanto il clima, ma anche i rapporti sociali e l'entropia sociale che si sono create nella crisi della seconda rivoluzione industriale. La terza rivoluzione industriale si basa su quattro pilastri che devono svilupparsi contemporaneamente. Perché se si sviluppa soltanto uno di questi pilastri e non tutti gli altri, si creano delle sforzature che impediscono all'energia solare di fare la serie. Cioè, i quattro pilastri sono l'energia rinnovabile in tutte le sue forme, dall'eolico al fotovoltaico, all'idroelettrico, alle pompe di calore, solo alcuni e così via. L'accumulo di questa energia, perché se noi ci basiamo sulle fonti solari, sono discontinue. Attenzione, ho detto discontinue, non ho detto inaffidabili. Qui apro una brevissima parentesi per sfasare un altro falso storico di cui ha giustamente parlato anche Mario, cioè che le energie rinnovabili costino di più. Vi segnalo uno studio, se volete potete trovarlo anche su internet, del ricercatore del CNR Meneguzzo, che dimostra come non è vero che le energie rinnovabili sono più costose, ma per il consumatore finale sono meno costose, perché per megawatt installato il solo fotovoltaico nel 2009 è costato ai consumatori 450 milioni di euro in più, è vero, ma ha reso, perché ha fatto abbassare il prezzo di picco dell'energia di 500 milioni, quindi c'è uno stato attivo di 50 milioni. Quindi quando Romani viene a dire dobbiamo
mette loro gli incentivi perché sono costosi, sta dicendo una falsità pazzesca, perché invece gli incentivi, le rinnovabili, sono meno cari perché il sole non costa nulla, perché nel momento in cui si forma il prezzo di picco della domanda, se invece di andare con le centrali a turbo gas dell'Enel di Sorgenia, noi andiamo con le centrali fotovoltaiche di cui parlava Mario dicendo che abbiamo già installato una centrale nucleare sui tetti di casa soltanto questo anno, ebbene, se andiamo così, questo fa abbassare il prezzo di picco dell'energia, perché il prezzo dell'energia, il prezzo dell'elettricità si forma momento per momento a seconda di quella che è la domanda e l'offerta. E l'offerta di fotovoltaico abbassa il prezzo di picco. Naturalmente chi vende il gas all'Enel, a Sorgenia per fare l'elettricità a base di turbogas ci perde. Attenzione, l'attacco alle rinnovabili del governo Berlusconi è un attacco a difesa dei 27 milioni di euro che Berlusconi ha incassato in meno con la società di distribuzione del gas con Gazprom e i Volsi a causa del fotovoltaico. Non facciamo l'errore di credere che le energie rinnovabili sono costose, le energie rinnovabili sono meno costose, mettono in crisi i modelli basati sulla finanza e i modelli basati sulla ricerca estrema del profitto. Chiudo questa parentesi. Terzo pilastro, l'idrogeno, perché bisogna accumulare l'energia rinnovabile, perché non sempre l'energia rinnovabile serve quando si può produrre o si può produrre quando serve. Quindi sistemi che permettano l'elettrolisi a partire dall'acqua, in piccole e in grandi quantità, per una piccola casa come per i grandi parchi eolici, attraverso gli elettrolizzatori, e che poi permettono di reimmettere in rete attraverso le celle a combustibile questa elettricità quando serve, sono fondamentali per dare continuità ai flussi energetici basati sulle fonti discontinue, ma non inaffidabili, torno a ripetere, soltanto discontinue di origine solare. E poi gli edifici a energia positiva, perché siccome gli edifici sono responsabili di oltre il 40% delle emissioni che generano il cambiamento climatico, e dagli edifici bisogna cominciare. E se ci concentriamo sugli edifici saremo sicuri che le energie rinnovabili saranno distribuite, perché sugli edifici ci sono non soltanto i tetti delle case, ci sono i capannoni delle fabbriche, ci sono i grandi centri commerciali. Con gli edifici noi possiamo fare massa critica molto di più di come lo possiamo fare con le grandi centrali fotovoltaiche che ammassano l'agricoltura o che desertificano o che comunque consumano il territorio. E quindi un qualunque piano territoriale deve tenere presente, se vogliamo sostituire il petrolio e l'uranio con le rinnovabili, che dobbiamo coinvolgere gli edifici in un grandissimo processo di rinnovo del parco edifici. L'Unione Europea considera che gli interventi sugli edifici possono creare 900 miliardi di PIL nei prossimi 10 anni. Tutto questo è diventato una dichiarazione scritta del Parlamento Europeo, di cui io mi sono occupato personalmente nel 2007, da cui è nata l'idea del 2020. Di queste cose vorrei andare molto rapidamente perché ne ha già parlato Mario. Vorrei soltanto dire che noi abbiamo una situazione in cui due terzi della razza umana non conoscono il telefono, 3 miliardi di persone sono disoccupate o sottoccupate. Le tessere della nazionale non hanno accesso all'accesso all'elettricità, il 50% non conosce il telefono, e le 300 persone più ricche del mondo, questa è, diciamo, l'energia, questo è stato creato dall'energia della seconda rivoluzione industriale, delle grandi fonti concentrate che hanno creato le grandi ricchezze concentrate, e 300 persone più ricche del mondo sono praticamente proprietarie del PIL uguale a quello dei 3 miliardi di persone, cioè la metà delle persone più povere del mondo possiedono quanto le 300 persone più ricche del mondo. Quindi se passare da un'economia basata sul ciclo del carbonio e delle fonti fissili a un'economia basata sul ciclo del sole significa prendere anche un'occasione per una grande redistribuzione del reddito, non soltanto per un risanamento della questione ambientale e climatica. Ed è per questo che l'Unione Europea ha approvato la dichiarazione scritta, il Parlamento Europeo ha lanciato questa idea. Il 2020 in realtà era anche troppo poco, però è già stato una grande vittoria se consideriamo che all'epoca le grandi lobby nucleariste, per esempio, pensavano di proporsi, avevano i mezzi anche per fare il lobby a livello di Bruxelles, di proporsi come la risposta al problema climatico, perché i reattori nucleari non producono anidride carbonica. Vorrei a questo riguardo, poi se volete durante il dibattito possiamo anche parlare di quanto l'anidride carbonica in realtà produca anche lo scenario nucleare.
Però vorrei semplicemente ritornare sulla questione etica di cui ho parlato prima. Noi oggi stiamo pagando una crisi economica che è stata creata dalle grandi concentrazioni energetiche. Se noi non cambiamo il modello energetico, noi non risolveremo il problema della redistribuzione della ricchezza e quindi della giustizia sociale. Per fare questo, con rischi, abbiamo creato una tavola rotonda anche di imprese. È necessario contrapporre imprese virtuose e imprese non virtuose. L'idea è nata da una discussione con Barroso, il presidente della commissione, il quale venne a dire a Rifkin, ci venne durante una delle ci disse: ma scusate, io posso capire benissimo la vostra idea della terza rivoluzione industriale, però le grandi lobby energetiche sono molto forti e loro mi vengono a dire che invece questo scenario non gli piace, loro vogliono uno scenario basato sulle fonti fossili. E non saranno certo le lobby degli elettrolizzatori dell'idrogeno o dell'eolico che ci faranno cambiare idea. E lì è nata l'idea di far capire ai decision makers europei, questo avveniva prima del 2020, come grandissime industrie in realtà stanno lavorando per la terza rivoluzione industriale, ma non sono l'Enel, non sono i monopoli dell'energia, sono imprese di costruzioni, sono imprese chimiche come la Bayer, che peraltro creano altri problemi, però sulla questione energetica stanno lavorando per rendere possibile l'immissione sul mercato di quelle tecnologie che ci permettono di sfruttare il sole anziché i derivati del petrolio. Queste tecnologie sono delle tecnologie che hanno anche una fortissima intensità di lavoro e che presuppongono che gli enti pubblici a livello regionale, comunale, provinciale si assumano la loro responsabilità e cominciano a fare programmi di formazione perché si diffondano a migliaia, a decine di migliaia questo tipo di imprese che per esempio vado molto rapidamente che permettono la realizzazione dell'intera filiera del fotovoltaico, compreso anche il fotovoltaico morfo, che è necessario per coprire tutti i tetti, non soltanto quelli che hanno il grado di esposizione giusto verso sud. Imprese che sappiano integrare tutte le tecnologie energetiche all'interno delle costruzioni, questa è una scienza esatta, è una scienza che bisogna studiare, per la quale bisogna formare i nostri giovani. Il fotovoltaico all'interno di parchi nei quali però la proprietà sia condivisa, come per esempio gli orti sociali della Navarra in Spagna, il solare termodinamico, dove si usano grandi concentrazioni, grandi quantità di terreno, è vero, ma le si usa per creare fotovoltaico attraverso sistemi termodinamici, che sono questi, che poi sono quelli, questo è il sistema di Rubbia, che permette per esempio anche di accumulare l'energia creata durante il giorno con dei salifusi che rimangono molto molto caldi, oltre 500 gradi anche durante la notte, e poi sistemi termodinamici anche di piccola taglia, tipo questo motore Stirling su un piatto Stirling che permette di fare anche soltanto 25 kW, non hai bisogno di fare soltanto 50 MW come per esempio questa torre termodinamica che c'è in Spagna. Poi c'è il solar cooling. Se noi abbiamo bisogno di energia termica, non dobbiamo fare energia elettrica, dobbiamo formare nuove generazioni per esempio sul solare termico, perché attraverso il solare termico, noi per esempio se avessimo il solar cooling su questo palazzo qui oggi, non staremo morendo di caldo come stiamo in realtà morendo, perché questo tipo di concentratori sono diversi dai pannelli solari che portano l'acqua calda a 40-50 gradi, quindi sono al massimo buoni per la doccia. Questi sono buoni anche per alimentare, per esempio, sistemi di scambio di calore che permettono di trasformare il caldo in freddo, e quindi in pratica l'aria condizionata ma anche la refrigerazione industriale si possono fare già oggi attraverso sistemi di questo tipo. Però dobbiamo formare giovani a lavorare in questo, dobbiamo formare questo tipo di nuova impresa. Poi va bene, c'è l'eolico tradizionale, c'è l'eolico verticale che invece è molto più interessante perché permette veramente di integrarsi laddove c'è una certa ventosità all'interno dell'architettura, delle costruzioni architettoniche. Questo è un centro commerciale in Australia e questi sono turbine eoliche verticali da 3 kW fatte da Marotta, che è un'azienda italiana.
c'è bisogno di moltiplicare questo tipo di aziende perché l'energia rinnovabile diventi veramente di massa, diventi veramente distribuita, faccia veramente massa critica. Peraltro l'eolico verticale può servire anche a combattere il fenomeno degli incendi boschivi, in quanto permette di tirar su attraverso l'energia del vento l'acqua delle falde freatiche, quindi creare degli invasi nelle zone collinari a rischio di incendi, e così gli elicotteri saranno in grado di prendere l'acqua molto vicino, non dovranno fare il percorso fino al bacino, al lago o alla costa più vicina. Poi c'è da studiare e da formare decine di migliaia, centinaia di migliaia di nuovi architetti, geometri, ingegneri nelle tecnologie costruttive della terza rivoluzione industriale. Per la qual cosa è nata la dichiarazione di Venezia. La dichiarazione di Venezia è data nel 2008 ed è stata firmata anche tra i primi firmatari, c'è quello Stefano Boeri, che oggi è assessore all'Expo del Comune di Milano, che comunque è uno dei vari architetti che sono molto attivi in questa idea di fare l'edificio energia positiva. E in Francia, per esempio, la Bouygues, che è il colosso delle costruzioni francesi, 150.000 impiegati e detti, sta già costruendo edifici come questo, che producono 64 kilowatt per metro quadro annui e ne consumano solo 61. Questo è un edificio di energia positiva, ma per costruirlo c'è bisogno di formare gli addetti del mondo delle costruzioni a qualcosa in più che non sia soltanto una semplice costruzione tradizionale. L'Acciona, altro colosso delle costruzioni, questa volta spagnolo, costruisce edifici di energia positiva. Questo è il quartier generale della Acciona Solar a Pamplona. Non starò qui a fare una disquisizione tecnica sulle tecniche di costruzione di questo edificio, voglio soltanto sottolineare il fatto che nel 2006, quando il petrolio stava a $25 al barile, oggi è a oltre 80, e il ritorno dell'investimento supplementare di quell'edificio era dopo 10 anni, oggi è probabilmente dopo 4-5 anni. Quindi queste sono tecnologie che non soltanto danno lavoro, ma si pagano da sole. Quindi chi vi dice, ripeto, che sono tecnologie costose sta dicendo il falso, sapendo di dirlo. Per questo, per esempio, sempre in Spagna sono nati parchi tecnologici come quello del idrogeno in Aragona, dove il fotovoltaico è integrato in edifici nei quali c'è il centro direzionale di tutta la Spagna. Qui ci sono la Microsoft, la DHL, le grandi imprese logistiche hanno sede in Aragona e hanno sede qui, ed è un edificio a emissioni zero perché c'è anche qui idrogeno che permette di accumulare l'energia prodotta dall'eolico e dal fotovoltaico in questo campo. L'idrogeno è un'altra tecnologia che va studiata e sulla quale bisogna giocare d'anticipo sul mercato, perché le tecnologie combustibili, gli elettrolizzatori già esistono e fra 3, 4, 5 anni diventeranno così comuni come le lavatrici, come i caldaie. Quindi è molto importante cominciare a lavorare sul capitale umano che deve saper manipolare queste tecnologie. Alcune aziende italiane, per esempio, ci hanno già cominciato, per esempio, manipolando auto a gas metano, è già possibile oggi farlo andare a idrogeno, come questa azienda di Vornese che si chiama Ito Technology, che ha fatto un parco auto e poi ha fatto costruire all'agico di Colle Salvetti vicino a Livorno un sistema con delle torri ioniche da 20 kW più il fotovoltaico sulla pensilina, che permette di alimentare il suo parco attraverso elettrolizzatori. In pratica questa è un'applicazione concreta di quello che prima avevo dato come visione teorica dell'idrogeno come sistema di accumulo dell'energia rinnovabile. Questo c'è ed è in Italia, però non lo sa nessuno, e nessuno sta facendo niente per decuplicare, per duplicare, per replicare questo tipo di esperimenti. E siccome le auto a idrogeno, quelle elettriche a idrogeno, sono ancora molto costose, è possibile riconvertire le auto a metano e creare il proprio carburante direttamente dalle fonti solari. Infine il discorso delle smart grid. In un scenario di energia distribuita nel quale, come diceva Mario, non ci sono più le grandi centrali, quindi in tutto il paese 20 grandi centrali come Porto Tolle, come Cerano, eccetera, ma ci sono decine di migliaia, milioni di piccole centrali da 3 kW, 10 kW,
kilowatt, che sia fotovoltaico, solare termico, solare termodinamico, pompe di calore e così via, e diventa importantissimo che la domanda e l'offerta di energia in rete avvengano secondo il principio di internet del proxy server. Cioè io mi collego a internet con il server più vicino, non vado in Canada, anche se poi l'informazione me la vado a prendere in Canada, io accedo più vicino. Anche nell'energia deve essere così. Per far questo però è necessario creare dei sistemi di riconoscimento intelligente di domanda e di offerta, cioè di smart grid. È per questo che voi avete visto la IBM, la Schneider Electric, le grandi multinazionali dell'elettronica, delle telecomunicazioni, nel gruppo delle imprese della terza rivoluzione industriale di Rifkin. E scusate, ma la IBM è più grossa dell'Enel. E quindi, da un certo punto di vista, se voglio fare veramente gli interessi dei grandi industriali, non devo fare gli interessi dei grandi monopolisti dell'energia, perché la IBM ha tutto l'interesse a sviluppare questo tipo di modello energetico, perché poi loro vanno a installare i sensori e i sistemi di scambio dell'energia a livello locale in modo da diminuire quanto più possibile il trasferimento e il trasporto dell'energia, le reti intelligenti, in contrapposizione alle reti stupide. Oggi noi qui stiamo utilizzando l'energia per questo proiettore, probabilmente questa energia viene dalla centrale a carbone di Civitavecchia, però prima di arrivare qui si è fatto il giro dell'Italia e si è dispersa al 70%. Questa è una rete elettrica stupida. La rete elettrica intelligente significherebbe che noi l'elettricità per questo proiettore la stiamo prendendo dal fotovoltaico sopra questo pavimento e sopra il più vicino. Questo ce lo può dire soltanto un sistema di lettura dei flussi energetici interattivi, altrettanto interattivo, quindi le smart grid. Tutto questo è diventato, ma vado molto rapidamente, è diventato strategie europee. Con la dichiarazione scritta sul 2020 di cui ho parlato prima, però è importante sapere che tutto questo è partito quando era presidente della Commissione europea Romano Prodi, e che l'idea di una politica energetica europea è nata così, cioè raggiungere gradualmente una economia dell'idrogeno pienamente integrata basata sulle fonti energetiche rinnovabili entro il 2050. L'Unione Europea, grazie anche a catastrofi come quella di Fukushima, sta rimanendo fedele a questo proposito. L'obiettivo del 2050 dell'Unione Europea è molto più avanzato di quello che i media ci vogliono lasciar credere in questo momento, ci vedremo dopo. C'è stata una prima fase che è stata quella della creazione della piattaforma tecnologica dell'idrogeno, in una seconda fase, attraverso una serie di contatti sia con i commissari europei dell'epoca che con il Consiglio, i contatti con i signori europei, le presidenze europee, i semestri di presidenza, soprattutto quello tedesco, Angela Merkel, nel 2007, vorrei spezzare una lancia in favore della nostra amica Culona, come dice il nostro Presidente del Consiglio. Non è affatto vero che Angela Merkel stia cavalcando l'onda dei Verdi e che abbia deciso di abolire il nucleare perché gli conviene elettoralmente. Angela Merkel ha un gravissimo problema, che lei appartiene a un paese, lei è capo di un governo, lei è profondamente, convintamente antinuclearista, ma appartiene a un partito profondamente nuclearista, quindi è fortemente condizionata da questo partito. Noi ne sappiamo qualche cosa perché con Rifkin abbiamo fatto decine di incontri con i suoi funzionari, intellettuali, professori e così via, per spiegar loro che il nucleare non produce nessuna crescita economica, nessuna occupazione, e quindi non va nella direzione scelta dal governo Merkel di creare invece occupazione. Angela Merkel già nel 2007, quando è stata presidente della Commissione europea, ha fatto passare il 2020-20. Attenzione, 2020-20 è obbligatorio e non facoltativo. E la proposta della Commissione europea era avere un 20% di energia rinnovabile, un 20% di riduzione delle emissioni al 2020 e un 20% in più di efficienza energetica come orientamento per i vari paesi. E questa era la proposta della Commissione. Tenete presente che mai nella storia dei rapporti interistituzionali dell'Unione europea una proposta della Commissione entra al Consiglio dei Ministri nel processo di approvazione interistituzionale ne esce migliorata, ne esce sempre peggiorata. Quindi, per esempio, gli ambientalisti e tutti i verdi del Parlamento europeo avevano una gran paura che si sarebbe tornati indietro e saremmo arrivati anche al 15-15-15 o al 10-10-10, sempre facoltativo. E invece no, siamo arrivati al 20-20-20 obbligatorio. La Merkel è entrata nel Consiglio dei Ministri e di fronte alle titubanze e alle esitazioni il 7 aprile 2007 di vari governi ha detto: scusate, o siamo seri o non siamo seri.
Se facciamo il 20% di energia rinnovabile deve essere obbligatorio, mandatorio, non può essere facoltativo. E l'ha studiato. La Merkel ha ottenuto quello che è oggi la base per la crescita dell'economia a livello europeo, ovviamente e innanzitutto a livello tedesco. Lei lo ha fatto soprattutto perché l'industria tedesca andava in quella direzione, ma l'industria tedesca era andata in quella direzione e non in un'altra. Quindi ben venga anche un calcolo politico nazionale, se questo però va nella direzione giusta dal punto di vista dell'energia solare. Quindi nel 2007 è stato approvato il pacchetto, è stata approvata questa dichiarazione scritta e poi è stato approvato il pacchetto 2020 in presidenza tedesca, poi c'è stata la presidenza portoghese, e la presidenza slovena e la presidenza francese che sono arrivati all'approvazione del pacchetto clima e energia. Poi c'è stata la presidenza spagnola che ha fatto i decreti attuativi per questo e oggi noi ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo, cioè che abbiamo il burden sharing, ogni paese d'Europa deve raggiungere la sua quota di energie rinnovabili entro il 2020 e stiamo ragionando di cosa dobbiamo fare entro il 2050. Per esempio nel piano energetico romano al 2050 si parla di avere il 50% di emissioni in meno. Le lobby dell'energia tradizionale a Bruxelles si sono già scatenate dicendo no, ma non facciamo non rendiamo meno competitive le industrie europee, non abbiamo degli obiettivi troppo ambiziosi, dobbiamo scendere, non possiamo arrivare al 50% entro il 2050, eccetera. Ebbene, l'Unione Europea da questo punto di vista sta andando molto oltre le più rosee prospettive, perché nel 2050 la Comunicazione Europea sugli obiettivi energetici al 2050, che è in fase di discussione in questi giorni al Parlamento Europeo, propone di arrivare al 95% di emissioni in meno e propone di arrivare all'impiego del 3% del PIL europeo in tecnologie energetiche rinnovabili. Tenete presente che oggi siamo allo 0,01% e tenete presente che il piano energetico romano, che pure è ambiziosissimo, propone l'utilizzazione del 0,3% del PIL romano nelle energie rinnovabili. L'Unione Europea propone il 3% e lo propone sulla base del fatto che è vero che la Cina sta andando forte anche nel carbone, ma in Cina gli investimenti in energie rinnovabili sono arrivati quasi al 20% del PIL, ci sono paesi come la Corea dove sono al 40% del PIL. Quindi se vogliamo essere competitivi con le famose economie emergenti, andiamo a vedere dove stanno mettendo loro i loro investimenti. E quindi l'Unione Europea ha proposto questa cosa avanzatissima. Adesso il processo di approvazione di questa comunicazione della Commissione della Roadmap 2050 è ancora in fase di elaborazione, però ci sono ottime prospettive, cioè parte male per le lobby delle leggi tradizionali, perché in pratica siamo all'Europa lo scarno, non almeno il 95% entro il 2050. Vi ho parlato molto rapidamente, voglio parlarne molto rapidamente adesso, del piano energetico romano. Questo piano energetico è un piano che è stato sviluppato sulla base di un master plan che Jeremy Rifkin è venuto a fare con 40 dei membri della tavola rotonda della terza rivoluzione industriale, tecnici, scienziati e anche industriali della Green Economy. È importante capire come interagiscono i flussi energetici di una città e quali sono le caratteristiche di queste città. Per esempio, nel caso di Roma, noi abbiamo elaborato questo piano che prevede la realizzazione di sistemi energetici rinnovabili che interagiscono per aree concentriche intercollinari, che vuol dire che si realizzano impianti energetici in funzione della qualità e della vocazione del territorio, cioè se la vocazione del territorio, del tessuto urbano romano è turistica, tu non fai impianti energetici che ammazzano il turismo, così come quella dell'agromano, se è agronomica o agricola, non fai impianti energetici che desertifichino o ammazzino l'agricoltura. Non sto a entrare nel dettaglio tecnico, dico soltanto che però il Comune di Roma ha un obiettivo almeno 46% al 2030, quindi c'è un piano energetico ambiziosissimo che prevede l'utilizzazione
di fondi di all'incirca 500 milioni di euro annui, il famoso 0,3% del PIL romano, in 90 anni. Viglio De Santoli poi ne parlerà meglio quando viene oggi, perché è il tecnico del confronto del comune, sta seguendo questa impostazione, però è un tecnico, è un ingegnere che parla questa lingua, che parla la lingua della possibilità di fare massa critica sul solare attraverso accorgimenti energetici rinnovabili. Però, come voi vedete da questa linea rossa, il piano energetico prevede che già dal quarto anno questi interventi si pagano da soli, e alla fine dei vent'anni noi avremo speso sì 10 miliardi di euro, ma ne avremo risparmiati 16. Sono 16 miliardi di euro che rientrano in circolo nell'economia romana. E questo ci dice anche un'altra cosa, cioè che con la terza rivoluzione industriale riprendono protagonismo i comuni, la piccola e media impresa locale, perché tutti questi interventi, questi 10 miliardi di euro, solo per la maggior parte 10 miliardi di euro che entrano in tasca alla piccola e media impresa romana, interventi che fanno le imprese romane, che non abbiamo bisogno di far venire i tecnici dalla Germania o dalla Cina per fare questo tipo di interventi, che sono quelli di cui parlavo prima. Questo piano energetico è stato anche discusso con una apposita pagina di Facebook che si chiama Biosphere Rome, e adesso dovrebbe arrivare anche il finanziamento dell'Unione Europea per una squadra di assistenza tecnica che elabora i progetti esecutivi per tutti gli interventi di cui parlavo prima, sui quali non mi dilungherò perché si dilungherà su questo e anche su tutti questi altri aspetti Emilio De Santoli. Voglio concludere il mio intervento spiegando quello che è possibile fare, non ho detto che si faccia, però questo è il piano che io ho elaborato, che noi abbiamo elaborato per l'assessorato all'energia della Regione Siciliana, cioè creare crescita economica locale attraverso la filiera, una filiera nella quale i piccoli impianti vengano per quanto possibile prodotti localmente. Certo, se il fotovoltaico cinese è estremamente più vantaggioso del fotovoltaico prodotto in Europa, alla fine bisognerà utilizzare il fotovoltaico cinese, però tutto il resto della filiera è producibile in Europa, e ripeto, sul fotovoltaico poi ci sarebbe anche molto altro da dire, perché non esistono soltanto i grandi pannelli fotovoltaici, esistono anche le tegole fotovoltaiche, i balconi fotovoltaici, cose che presuppongono l'impiego di tecnologie e tecniche artigianali sui quali l'Europa non ha, e l'Italia specialmente non hanno perso il treno, però l'ingegneria, l'integrazione e l'installazione di queste tecniche, di queste tecnologie sono fondamentalmente locali, quindi sono PIL locale. L'Ever Green Power viene a dire: tutto questo lo facciamo noi, voi non dovete fare niente, ve lo facciamo noi il progettino locale. Ebbene, questo significa integrazione verticale, è una fattispecie colpita dall'antitrust europeo. Mi dispiace per l'Enel, ma non è possibile. Cioè l'Enel Green Power non può andare a dire facciamo tutto noi, e con il sotto ricatto dicendo poi faccio tenere l'allaccio perché l'Enel comunque siamo sempre lo stesso gruppo. Purtroppo è quello che sta succedendo oggi nella filiera locale. Questa filiera locale non è soltanto il fotovoltaico, ma qui concentriamoci un attimo sul fotovoltaico. Come dicevo, la terza rivoluzione industriale significa integrare il fotovoltaico nelle costruzioni. Questi sono alcuni esempi di come il fotovoltaico si possa integrare nelle costruzioni, peraltro queste cose qui non si producono in Cina, o non si producono in Thailandia o in Corea. E su questo si può creare la filiera completa anche a livello locale. Su questo i distretti industriali in crisi devono riflettere adeguatamente, perché questa è la uscita della loro crisi. Questa è la creazione di profitto per i loro investitori e di occupazione per i loro lavoratori. Non sto a dilungarmi molto sugli aspetti economici, però voglio soltanto andare su questo aspetto, cioè il fotovoltaico di filiera, cioè integrato, distribuito, integrato negli edifici, produce una media di 14 addetti per megawatt, quindi su 1000 megawatt di fotovoltaico distribuito e installato si creano 14.000 posti di lavoro, mentre invece il fotovoltaico centralizzato in grandi impianti produce soltanto 5 posti di lavoro per megawatt, quindi 5.000 posti di lavoro per 1000 megawatt. Per questo, per esempio, per capire se si può o non si può fare massa critica, perché poi c'è anche da dire, ma c'è abbastanza addetti oppure c'è bisogno comunque di fare il consumo del terreno per il fotovoltaico. Noi abbiamo calcolato che se prendiamo il numero dei tetti, le superfici disponibili dei tetti siciliani,
con soltanto il 6,5% dei tetti, dei capannoni, dei fabbricati residenziali e dei centri commerciali siciliani si fanno 1000 megawatt. 1000 megawatt non sono ancora stati raggiunti in Sicilia, anzi, erano stati raggiunti in Italia quando questo studio è stato fatto a fine 2008. In Sicilia in questo momento sono stati installati 85 megawatt. Se ne possono fare 1000, che sono la metà del consumo delle famiglie siciliane, soltanto con il 6,5% dei tetti. Quindi la massa critica si sente, cioè bisogna soltanto fare in modo che l'impresa sia in grado di andare a portare questi servizi energetici ad alto valore aggiunto, che non sono soltanto il pannello fotovoltaico. Il pannello fotovoltaico sta al fotovoltaico di terza rivoluzione industriale, come il computer sta ai servizi energetici ad alto valore aggiunto dell'informatica. Io nessuno più vende un computer. Oggi si vende un sistema informatico che permetta di fare i libro paghe o la gestione del parco clienti, eccetera. Ebbene, questo comprende siti web e così via, e tutti i servizi professionali. I servizi professionali dell'energia permetteranno di vendere un servizio completo di filiera a livello locale, e quindi metteranno in gioco quello che noi abbiamo calcolato in Sicilia nel numero di 36.643 partite IVA. Questi sono ingegneri, architetti, imprese di costruzioni, geometri e così via. Queste sono tutte partite IVA che possono essere rimesse in gioco dalla Green Economy se si fa una scelta, la scelta di un modello energetico distribuito, se si fa e se si batte la logica dell'area Green Power, che tanto fanno tutto loro, anche delle energie rinnovabili. E quindi su questo, adesso è da vedere se poi il governo lombardo o chi per lui sarà in grado di realizzare questo piano che noi abbiamo elaborato per loro. Ed è un piano che oggi queste cifre sono cambiate, ma per darvi un'idea delle dimensioni di scala, soltanto col fotovoltaico, se applicato 2 anni fa, avrebbe prodotto all'incirca 70, all'incirca 35 miliardi di euro di reddito per le famiglie per 20 anni, quindi 1,7 miliardi di euro annui, cioè in pratica la metà del PIL siciliano. Questo tipo di scelte economiche evidentemente dipendono dal modello energetico che si sceglie. Stiamo parlando soltanto del fotovoltaico, poi ci sono tutte le altre tecnologie che la terza rivoluzione industriale propone e che devono essere sviluppate simultaneamente, le abbiamo viste prima molto rapidamente. Allora, a questo punto io mi ero preparato, ma credo che forse non sia il caso, una rapida disquisizione sul come l'occupazione può crescere adesso che il nucleare non è più nello scenario energetico del paese. Vorrei andare molto rapidamente soltanto alla definizione degli scenari energetici, degli scenari occupazionali, scusa. Ecco, questa è la Green Economy tedesca al 2007. Nel 2007, a fronte di una quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili del 6,7% rispetto all'insieme dell'energia prodotta in Germania, oggi cresciuta di molto, però questi sono giusto per avere un ordine di grandezza. A fronte di una green economy che produceva il 6-7% dell'energia tra biomasse, idroelettrico, eolico, fotovoltaico, eccetera, e l'occupazione tedesca nel 2007 in questi settori era di 250.000 addetti e l'occupazione tradizionale 260.000. Cioè, in altre parole, per produrre tutto questo dalle fonti tradizionali in Germania nel 2007 si impiegava lo stesso numero di addetti che per produrre soltanto l'energia rinnovabile. Questo vi dà un'idea dell'intensità occupazionale delle tecnologie di terza rivoluzione industriale, che non è un'intensità occupazionale che si scarica, ripeto, sulle tasche dei consumatori, perché non è che costa di più l'energia rinnovabile, perciò riusciamo a creare altro lavoro, perché già li vedo i soliti ultraliberisti che dicono sì, però uno scenario a alta intensità di lavoro significa uno scenario ad alto prezzo per i consumatori. No, è un trasferimento di risorse dai profitti
metti delle aziende, dei monopoli energetici a il costo di produzione e quindi il costo del lavoro dello scenario energetico distribuito. Queste sono tutte le tecnologie che abbiamo già viste prima. Voglio concludere soltanto con una considerazione. Tutto questo non sarà possibile se non cambia il modo in cui il capitale umano si forma oggi, anche per quanto riguarda l'energia. L'apprendimento energetico della seconda rivoluzione industriale, quello che formava ingegneri nucleari, ingegneri petroliferi, eccetera, non è più adatto. Quei moduli, quei paradigmi educativi non sono più adatti all'energia della terza rivoluzione industriale, perché la terza rivoluzione industriale è energia distribuita ed è energia che si produce dappertutto, quindi non ci si può formare soltanto a livello universitario, bisogna incominciare dai livelli da livelli di gran lunga, bisogna passare dalla mentalità, dalla logica degli ingegneri petroliferi a quella dei lavori tecnici del solare, dell'idrogeno, che cominciano molto prima, cominciano nella scuola media superiore, cominciano nella scuola elementare, quando si incominciano a creare questi nuovi paradigmi, a immettere questa nuova logica, questa nuova mentalità dell'energia del sole come energia unica, l'energia alla quale dobbiamo fare riferimento, che è energia a basso contenuto entropico. Quindi l'educazione incomincia già dalle elementari, quindi bisogna rivoluzionare completamente i paradigmi educativi se noi vogliamo realizzare la terza rivoluzione industriale nelle dimensioni e con la massa critica che abbiamo visto prima. E questo è fondamentalmente l'insegnamento che dobbiamo riprendere. Una volta tanto non citerò Rifkin, citerò Amory Lovins. E con questo ho concluso la mia presentazione. Grazie per l'attenzione. Grazie Angelo per questa esposizione chiarissima che tra l'altro ci lascia anche della speranza, questo capita veramente, quindi ringrazio doppiamente. Io vorrei dare una parola, vi chiedo 10 minuti di pazienza ancora prima di mangiare un boccone.